Ok, grazie. Oh, aspetta, gli mettiamo il No, che buono! Oh, quest'anno presentiamo noi. Finalmente, dopo il maiale, la scimmia. È giusto. È quest'anno giusto. È il nostro anno, presentiamo noi lo non spettacolo lo nessuno. Di Natale del Cottolengo. Allora, ricapitoliamo. Allora, spettacolo ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Teatro perfetto. Perfetto. Presentatori fantastici. Però manca il pubblico. Beh, siamo un po' in anticipo, eh. Forse scusate, ma voi cosa fate qua oggi? Spettacolo di Natale. Cottolengo. Ma c'è il Covid? Dove vivete voi? Ah, niente spettacolo quest'anno. Niente spettacolo. Quindi a casa. Tutti a casa. Va bene, va bene. Allora, vabbè, però nessun problema. Niente panico. No, comunque panico. Niente vabbè. Panico. Lo spettacolo c'è comunque. Sì. Lo spettacolo c'è. Quindi buona visione. Buona visione. Ricercatori di stelle. Si stava approssimando la sera, quella falce di tempo in cui la luce del giorno si affievolisce per lasciare spazio ad un cielo trapuntato di stelle. E proprio le stelle erano la passione di Gaspar, quelle piccole e quelle grandi, quelle luminose e luccicanti e quelle pallide e lontane, quelle a punta, quelle rotonde, quelle saltellanti e quelle con la coda. Ma come che Gaspar? A Pino Torinese, una ridente cittadina in cui vive, lo conoscono come l'uomo delle stelle. Venuto tempo addietro da un paese lontano, sconosciuto ai più, e il giorno sospira e sogna, ma la notte, con il naso all'insù, e soprattutto con il suo inseparabile telescopio, scruta il bruno manto stellato per ritrovare le sue dilette. E così, anche quella sera del 20 dicembre 2020, eccole lì, gioiose e brillanti come sempre. Finché all'improvviso... Ma che succede? Ma sei sicuro, Gaspar, di aver visto bene? Magari è un difetto del telescopio. No, hai visto bene. È caduta una stella. Ed è la tua preferita. Ma è quella che contempli tutte le sere da un po' di tempo. È caduta. Ma possono cadere le stelle? Io veramente non lo so, ma questa è proprio caduta. E dove sarà finita? Dai, non perdere tempo, Gaspar. Lascia le altre 99 stelle e corri a cercarla. Ma dove? Si domandò Gaspar. Potrei cominciare dai miei vicini di casa, magari, rispose tra sé e sé. Permesso? Benvenuto, uomo dei sogni. Uomo dei sogni? Sono Gaspar e sono un uomo alla ricerca, cioè... Avete per caso trovato una stella? Una stella? Domanda curiosa, ma aspetta, ascolta. Cosa ci ha salvati? Beh, sicuramente lo stare insieme, noi come famiglia. Ridere nelle cose semplici di ogni giorno. Eh sì, proprio nelle cose semplici che la vita quotidiana ci dona ogni giorno. Forse a volte con la frenesia del lavoro e degli impegni questo viene un po' nascosto, ma invece è proprio bello stare a casa e questo ci ha proprio salvati, stare insieme e vivere i momenti normali di quotidianità, di gioco, di attività, di preghiera, anche di studio, di lavoro, tutti insieme. Volete sapere come abbiamo fatto? Come? Come? Vi facciamo vedere? E allora? Ciao! Sono le 7, è ora di cominciare. Prendo la scopa e spazzo di qua e di là.
corro di sopra i panni da sistemare. L'orologio però più veloce non va. Afferro un libro o due dalla mia libreria e aggiungo un bel dipinto nella galleria. Tra la chitarra, i ferri e la gastronomia aspetto quel che succederà. Faccio quel gioco e dopo la pasticcera. Il teatro direi che non fa per me. Provo con la ceramica e con la cera. Poi lo sport, qualche schizzo. Salgo su, che bel tizio. Prendo un libro più da quella libreria e viaggio ancora un po' con la mia fantasia. E poi mi spazzolo con forza ed energia. Ma sono sempre rinchiusa. Allora aspetto, 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 aspetto quel che succederà. Se penso a cosa mi ha salvato in quest'anno 2020, dico volti, persone. È il tempo del risveglio, risalgo dal profondo. Dopo aver fatto a pugni con me stessa, credo e credo nelle lacrime che sciolgono le maschere. Credo nella luce delle idee che il vento non può spegnere. Io credo in questa vita, credo in me. Io credo in una vita, credo in te. Credo in questa vita, credo in me. Credo nell'universo, nascosto in uno sguardo, nella magia del tempo che scandisce un cambiamento. E resterà il ricordo, ma non sarà un tormento, dopo aver fatto un patto col mio ego. Credo e credo nelle lacrime che sciolgono le maschere. Dice, io penso che non può piovere per sempre. Salvato mio figlio. Mio figlio che mi salva e di conseguenza io salvo lui. Ci siamo sentiti un po' come in una torre, attenta al pericolo. E lui è la mia casa che mi salva. Ed è la perla, come dice il santo beato Giuseppe Cottolengo. Mi ha salvato mio figlio. Thank you.
Gaspar si ritrovò in strada, di nuovo solo, un po' stordito dalle tante parole. Non era abituato a parlare con tante persone. Lui amava piuttosto la compagnia silenziosa del suo telescopio e delle stelle. Ma doveva ammettere che i racconti di quelle famiglie erano piuttosto interessanti. Intuiva che nascondessero preziosi indizi per ritrovare la sua stella. Ma era ancora molto lontano. «Dai, non indugiare, Gaspar. La ricerca è ancora lunga. Che aspetti?» Prese la discesa e si lanciò immediatamente in una corsa per di fiato. E quasi senza accorgersene, si ritrovò in mezzo agli alberi di un parco. Si avvicinò a una panchina e da qui scorse dei giovani che giocavano a nascondino. «Ehi, Gaspar, questi giovani potrebbero sapere dove è finita la tua stella. Non perdere questa occasione!» «Scusate!» «Buonasera, buffo signore. Da dove vieni?» «Da Pino.» «Oh, sei un abitante del bosco?» «Non cerco alberi, ragazzo, ma una stella. Sai dove la posso trovare?» «Oh, di stelle noi ce ne intendiamo. Non hai che da seguirci, avanti!» «Caro Gaspar, non ho la stella che cerchi, ma ho un magico Natale da raccontarti. Un Natale diverso, un Natale mai visto. Può sembrare che sia meno caloroso degli altri, con famiglie meno unite, pochi abbracci e magari chissà, anche meno regali. Ma c'è una cosa che lo contraddistingue da ogni altro mio Natale, e quella cosa è il ricordo. Il ricordo dei Natali passati, delle tavole ricche di bontà, con parenti da ogni parte del mondo. Il ricordo del mio piccolo paesello pieno di soffice neve. Il ricordo della mia fanciullezza. Il ricordo di quelle belle serate di novena in compagnia di familiari e amici. E perché no? Anche il ricordo di quegli interminabili auguri di Buon Natale fuori dalla chiesa. E potrei continuare a raccontartene altri ancora per lungo, anzi, lunghissimo tempo. Ma non posso stare qua tutto il giorno. Però posso dirti che questi ricordi hanno dato vita a nuovi colori nel mio Natale, che anche quest'anno disegneranno il nostro Salvatore. Direi che se proprio devo esplicitare che cosa in questi mesi mi può salvare, direi che anche se dei decreti sto in attesa, e di certo non si può andare in Polinesia, direi che anche se è duro andare d'accordo e con certe sorelle diventi sordo, però quella faccia me l'hai regalata tu. Come faccio a spiegarti che oramai non ti odio più? Ecco, direi che anche se quando studio mio fratello fa casino per tre, non ci scalda più. Le bombe, la crema, i morsi sulla schiena. Ringrazio lo stesso con chi devo stare, perché senza gli altri non si può amare. Ti giuro amore, buon Natale! Buon Natale a tutti! Quest'anno tutto è diverso. Carnevale con gli ospiti? Annullato. Pasqua ognuna casa propria. E anche Natale siamo ancora tutti distanti. Abbiamo però riscoperto tante cose dello stare in casa. Come cucinare per la famiglia. O magari il gusto del leggere un buon libro. Ma oltre a questo,
Ci siamo anche concentrati sullo studio. Sì, Simo, anche lo studio. In ogni caso, siamo sempre stati in videochiamata. E forse è proprio questo che ci ha fatto sentire vicini, quando tutti ci dicevano di mantenere il distanziamento sociale. Abbiamo chiamato lo zio, i parenti pugliesi, ma soprattutto le suore volontarie del cotto. Ah sì, anche il fidanzato. Ora, finalmente, ci hanno permesso di rivederci. E nonostante la paura iniziale, non vediamo l'ora di riabbracciarvi. Vogliamo bene. E pronunciare davanti a Dio il loro nome. Ciao a tutti. Alla domanda chi mi ha salvato, insomma, che cosa mi ha salvato in questo periodo per arrivare al Natale, parto da un pezzettino di un articolo che ho letto e ho usato in questi giorni. Questo articolo dice così: quando la tempesta ci sorprende sotto costa, la soluzione non è ignorarla, né rientrare in porto, bisogna rischiare. Il mare aperto è la salvezza, il domani è la somma di futuro e di avvenire, ma nei momenti in cui l'avvenire a prendersi tutto il domani, occorre accettarne la sfida per resistere e per inventare il nuovo, perché solo l'imprevedibile ci costringe a svegliarci dal nostro letargo di stanche abitudini prive della vita di cui avremmo invece bisogno. È solo andando incontro a ciò che accade che potremo tradurre l'avvenire in un futuro nuovo. Un futuro che non sarà come ce lo aspettavamo, ma molto più ricco e sorprendente, proprio perché ha generato in noi l'imprevedibile. A questo mi collego a quello che sto vivendo in questo periodo, perché, strano ma vero, se c'è una cosa che in questo momento mi ha proprio salvato è la didattica a distanza. Tutti la odiano, tutti si lamentano, tutti hanno qualcosa da dire.
E invece, in questo momento, sono proprio la relazione con i ragazzi, il rapporto con loro, una parola, un sostegno che io do, ma anche che ricevo, e ne sono tante. Questo mi permette di salvarmi, di togliermi dai ripiegamenti di me stesso, di lanciarmi in qualche modo, per annunciare, per dire qualcosa che possa far bene alla loro vita. Questa è la cosa importante. Siamo davvero ognuno di noi profeti di bene e questo sta salvando la mia vita. Quindi buon Natale a tutti di fronte al presepio, a quella fragilità che nasce, che è da contemplare. Questa è la bellezza del Natale. Buongiorno, volete un caffè? Oppure volete sapere effettivamente chi mi ha salvato durante questo lockdown? Volete sapere chi è? È stata la solidarietà. Sì, la solidarietà della piccola casa, che inizialmente mi ha accolto come servizio civile e che ha continuato a spingermi a tornare come volontario, insieme a voi. Mi ha veramente salvato? Sono stati loro! Arrivare all'interno dei nuclei di vita degli ospiti e vedere il loro sorriso. Sapere che quello che stavo facendo per loro era vita. Riconoscere in quegli sguardi un sostegno reciproco. Il cammino di Gaspar, alla ricerca della sua stella perduta, continuava. Mille pensieri frullavano nella mente di Gaspar, sempre più incuriosito dagli incontri che faceva, ma al contempo sempre più inquieto per la sua stella smarrita. Ecco che in lontananza Gaspar iniziò a sentire il dindondio delle campane. Era forse vicino ad una parrocchia. Forse lì avrebbe trovato delle risposte. Si avvicinò, entrò nella chiesa e uscendo scoprì un altro gruppo di ragazzi che giocava in oratorio. Salve! Salve! Da dove vieni tu? Vestito in quel modo, poi? Sto cercando una stella. La mia stella. È caduta e non la trovo più. Sapete dove posso trovarla? Ma che strana storia racconti. Senz'altro la tua stella purtroppo non sappiamo dov'è. Ma noi abbiamo la nostra e se vuoi te la raccontiamo. Mi ha salvato. Dato il momento che stiamo vivendo, la mia paura più grande era non poter vedere i miei parenti lontani. Ma proprio questa paura si è trasformata in salvezza, perché grazie alle avanzate tecnologie
Non li ho sentiti per nulla lontani, ma anzi, mi hanno dato tanto affetto anche a distanza. Il mio supereroe preferito fin da piccolo è sempre stato l'Uomo Ragno. Mi è sempre piaciuto perché, nonostante le varie difficoltà e i super problemi che ha dovuto affrontare, non si è mai arreso. Ho sempre sognato di poter volteggiare tra i grattacieli della città con la mia ragnatele. Ma anche senza poteri, mi avvicino a questo Natale con la consapevolezza di essere cresciuto un pochino. E magari, nel mio piccolo, di essere diventato un eroe per la capacità di non arrendersi. Mi piace immergermi tra i colori, sentire il loro profumo e un foglio bianco riempirlo di sfumature e tinte diverse. È proprio come i colori, noi abbiamo vissuto questi giorni particolari, alcuni accesi, altri più scuri, freddi, calmi, sereni, movimentati e caldi. Ogni giorno un colore diverso o anche più colori. Con il giallo, l'inizio di un'avventura nuova, tutta da scoprire. L'arancione, la mia famiglia, i miei genitori e i miei fratelli, gli amici, anche se un po' lontani, sempre presenti nel mio cuore. Con il rosso, la nostra famiglia, che con l'amore di Michele e dei piccoli Mattia ed Emma, giorno dopo giorno diventa sempre più forte e unita. E con l'azzurro, il viola, il blu, il rosa, il verde, una nuova vita che sta crescendo. Ci avviciniamo a questo Natale con l'emozione di sapere che fra poco la famiglia si allargherà, con la felicità di accogliere una nuova vita e il desiderio di essere sempre più uniti nell'amore, più uniti in famiglia. Buon Natale a tutti! Questo è un albero particolare, un albero del 2020. È un albero costruito con dei libri, uno sopra l'altro, e con in cima una luce, che ci vuole ricordare che non siamo mai soli. Infatti quest'anno, nonostante le difficoltà, non mi sono sentita sola, grazie all'amore di chi ho intorno, ma anche grazie alla lettura. Direi che quest'anno, in questa attesa del Natale, i libri mi hanno salvata, mi hanno fatta stare bene, con me stessa, e mi hanno fatto sentire sempre in compagnia. Un messaggio che questo albero, con il colore verde predominante, vuole lasciare è un messaggio di speranza, che anche quest'anno e anche questo Natale non deve mancare. Gaspar, apparentemente sempre più confuso, riprese la strada alla ricerca della sua stella. Immerso nei pensieri, camminava un passo lento, ma deciso, finché quasi andò a sbattere contro una statua al centro di una fontana. Alzò lo sguardo e vide la raffigurazione di un uomo con il dito puntato verso il cielo e istintivamente si trovò a guardare verso il cielo a bocca aperta. Un rumore di passi alle sue spalle lo fece voltare di colpo e vide un gruppo di donne vestite di bianco dalla testa ai piedi che stavano arrivando verso di lui. Buonasera! Buonasera! Forse voi potreste essermi d'aiuto. Siamo a tua disposizione. Di cosa hai bisogno? Sto cercando una stella. Una stella? Una stella che ho perduto, ma che non so dove cercare. No. Non abbiamo la tua stella, ma se vuoi condividiamo la nostra. Cosa nei giorni più tristi, più bui della pandemia ha sostenuto un po' il mio animo, mi ha dato coraggio, sostegno. Lo identifico con questo oggetto. Nel senso, non l'orologio, ma il tempo.
di cui questo oggetto ne è espressione, perché in quei giorni il tempo sembrava nemico del bene, mi impediva, ci impediva di fare tutte quelle cose che di solito facevo, avrei voluto fare, ci condizionava, mi condizionava, quindi il tempo come nemico. In realtà si è rivelato come amico del bene, perché in quei giorni, in quelle situazioni, quel tempo mi restituiva la possibilità di ritornare a riscoprire, a rivivere quei valori in modo più profondo, quei valori che non è che non c'erano, ma forse per la quotidianità ormai vissuta così, erano un po' soffocati, erano così un po' assopiti. E invece quel tempo si è rivelato come occasione propizia. Quindi oserei dire proprio che ogni occasione, ogni situazione è un'occasione. E soprattutto, parafrasando San Paolo, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono amati da Lui, perché quei giorni, quel tempo, ma ancora adesso, questo tempo è l'occasione per riscoprire la presenza di Dio, è l'occasione per impegnarmi ancora di più nel raggiungere i fratelli in una preghiera più pacata, più attenta alle necessità, per una maggiore conoscenza anche di me stessa, di se stessi. E questo tempo che ormai è quasi ci avvicina al Natale, questo tempo di Avvento e questi ultimi giorni che ci avvicinano al Natale, diventa ancora un tempo prezioso per ricordarci il grande amore che Dio ha per noi, questo ostinato suo volerci amare, questo suo ostinato voler essere il Dio con noi, per cui ci fa ancora di nuovo il dono del suo figlio Gesù. Ecco, offro alle mani una vita nuova, una vita al suo nascere. Ogni volta che la guardo, questo sguardo suscita in me un desiderio profondo di rinascita, di tenerezza, di pace e di gioia. Nasce quindi nel profondo del mio cuore questo desiderio di un incontro personale, comunitario, con questo Dio che si fa bambino, con questo Dio che si incarna e che salva me, salva noi. Ed è proprio a questo Dio che genera vita che voglio chiedergli di far sbocciare la sua vita in me, in noi, per poterla donare a tutte le persone che incontriamo sul nostro cammino. Buona rinascita a tutti con Gesù. Dove siete? Perché? Ma non vi sentite in prigione? Davvero? E qual è? Scopriamolo. Thank you.
Non vi sentite al buio? Come mai? C'è una luce che ci guida, ci avvolge e ci accompagna. Scopriamola. Eccola. È la parola di Dio, perché viene nel mondo la luce vera. Durante questo periodo della pandemia che ha coinvolto e rattristato un po' tutti, ho avuto la fortuna, grazie all'interessamento del Padre Generale, di essere indirizzato presso la struttura denominata Emmaus, dove le suore e la superiora soprattutto mi hanno accolto con grande affetto e tenerezza, sempre pronte per tutte le mie necessità. Per questo ringrazio la Divina Provvidenza. Deo gratias. Il camice, che mi ricorda il servizio e il fatto di essere stata vicino agli ospiti che sono stati un sostegno in questo periodo difficile e di isolamento, quanto i loro sorrisi e la loro vicinanza ci hanno aiutato a vivere questo periodo. La mascherina. Apparentemente questa mascherina mi fa pensare a un ostacolo alle relazioni, al fatto di non poter parlare, di non poter sorridere. In realtà questa mascherina ci ha aiutato anche a trovare nuovi modi di metterci in relazione, di comunicare con lo sguardo, con dei gesti. Come quando una sorella ti aspetta a cena la sera e ti ha preparato un vassoio ricco di ogni bontà. I guanti che proteggono le mani, mani che incoraggiano, sostengono, aiutano. E così come non ripensare a quei momenti difficili in cui i religiosi, ma tutta la famiglia Cottolenghina, ci siamo uniti e messi in gioco per cercare di affrontare uniti il momento di difficoltà che stavamo vivendo. Questa cuffia mi fa pensare a quando, di fronte alle situazioni difficili, continuiamo a viaggiare con i nostri schemi. Dobbiamo invece allenarci a cambiare le regole del gioco, ad allargare i nostri orizzonti, e così si aprono strade nuove. È solo con gli occhiali della fede che siamo riusciti a scorgere una luce di speranza anche nei giorni più faticosi e bui. È luce che è dono del bimbo che attendiamo. Gaspar, terminato il racconto delle suore, prese a girare per quello strano posto chiamato Piccola Casa della Divina Provvidenza. Fai attenzione, Gaspar! Troppo perso nelle tue riflessioni non ti accorgi di investire quella bambina. Quale bambina? Pensò Gaspar. Guarda dritto davanti a te. Incredulo, vide una gioiosa bambina che saltellava davanti. Salve! Salve! In quel momento, come un lampo in mezzo ai nuvoloni scuri, balenò nella mente di Gaspar il pensiero che i bambini sanno dove si trovano le stelle molto meglio degli adulti. Avrei una domanda. Di solito sono i bambini che fanno domande agli adulti. Hai ragione, ma ci sono domande a cui gli adulti non possono rispondere. Allora dimmi pure. Ogni notte, con il mio telescopio, scruto il cielo per osservare le stelle. E una in particolare, che mi appare più luminosa e più bella delle altre. Ci incontriamo tutte le sere e le affido i miei sogni. Ma l'altra notte è successo un guaio. La mia stella è caduta e ora non so più dov'è. La tua stella è forse gialla con una buffa coda e con le punte? È proprio lei! L'hai forse vista? Sai dov'è?
Se ti volti un po', la puoi vedere anche tu. È proprio sulla tua schiena. Gaspar non poteva credere alle sue orecchie. Girò piano piano la testa. Ed ecco, vide la stella, là, posata placidamente sulla sua schiena. Si voltò nuovamente verso la bambina, ma non la vide più. Avrebbe voluto fargli ancora tante domande, a lei che pareva aver compreso tutto. La stella era sempre stata sulla sua schiena sin dall'inizio. E perché nessuno, tranne questa piccola, l'aveva notata? E ora che aveva ritrovato la sua stella, e a quel punto aveva tutto il diritto di chiamarla la sua stella, che cosa ne doveva fare? Come prendersi cura di lei? E fu allora che ricomparve la bambina. Allora non riesci proprio a cavartela da solo, Gaspar. Oibò, pensò, come conosce il mio nome? Vieni con me. Ti presento la mia famiglia. Girovagarono tra le mura di quella piccola casa che sembrava una città, finché giunsero ad un caseggiato denominato Santi Innocenti. Vieni e vedi. Preghiera. Allegria! Famiglia! Incontro! Gaspar contemplava a bocca aperta la scena. Non aveva mai visto niente di simile. Quel bambino era davvero un personaggio speciale e tutti erano indaffarati a fargli festa. E lui cosa poteva fare? Aveva qualcosa da condividere? Io non credo tu abbia qualcosa, Gaspar. Sei partito a mani vuote e, a parte guardare le stelle, non sai fare molto. E ora? Cos'è questo fremito sulla schiena? La stella cometa stava agitando inquieta la sua coda, provocandogli una specie di solletico. Fu allora che Gaspar comprese. La sua stella aveva un compito importante: illuminare il buio della notte e guidare tutti verso quel bambino. Con un balzo si avvicinò alla capanna, mise la stella sulla cima e sorrise. Gli era parso che quella bambina gli avesse fatto l'occhiolino. Guardò in alto e anche senza telescopio vedeva le stelle danzare. Una notte davvero speciale e non l'avrebbe dimenticata facilmente. C'è sempre un buon motivo per vivere. Sì, un buon motivo. Il sole è una strada, il vento sul mare, una canzone che vale. Abbiamo tutti una luce accesa nel cuore perché c'è sempre un buon motivo. Sarà davvero la vita che ci voleva.
sarà difficile, sarai quel che ci voleva. C'è sempre un buon motivo per vivere. Senza stare a guardare, fermarsi per ascoltare, scoprirti a pregare, lasciarti baciare, alzarsi, rialzarsi e perdonare o rimediare. Sarà così, sarà bellissimo. Volere qualcuno con te, imparare a saper